Sherbrooke, Canada. Alle coordinate 45 gradi, 25 primi, 56 0 secondi, nord, 71 gradi, 55 primi, 52.2 secondi, ovest, c'è qualcosa di molto bizzarro. Se usiamo lo Street View, possiamo entrare in una foto sferica. Si tratta di una delle numerosissime foto che gli utenti possono postare in giro per il mondo durante i loro viaggi. C'è però in questo caso una cosa molto strana. Che cos'è quella figura? Sembra far parte delle ombre presenti nella foto, ma di sicuro non si tratta di una pareidolia, è chiaramente una figura umana. O meglio, una figura nera antropomorfa. Che cos'è? Inoltre, cos'è questo? Inizialmente pensavo fosse un componente della videocamera sferica, ma poi ho notato che ha una forma ben precisa e punta direttamente verso l'ombra. Dopo aver effettuato delle ricerche cercando il nome di colui che ha postato questa foto, tra l'altro marzo 2022, quindi questo mese, sono arrivato a questo canale. Billy Le Robot. Si tratta di un canale YouTube francese, o comunque in francese, che a quanto pare tratta di misteri, soprattutto di anomalie. Guardate l'immagine del robot. È proprio quella. È identica. Non c'è quindi alcun dubbio, la foto sferica è stata alterata e vi sono stati inseriti i due elementi, il robot e la figura. Si tratta quindi di un falso? Sì, o meglio, a quanto pare si tratta di un progetto particolare a tema creepy, ma perché proprio Sherbrooke? Mi sono documentato e a Sherbrooke c'è un punto denominato The Mystery Spot. Più precisamente si trova a sud del luogo di quella foto, vicino alla Route 147. In quel punto si dice che le leggi della fisica non abbiano valore. Ad esempio, due testimoni dicono di aver visto l'acqua cadere al contrario e ne furono così affascinati che decisero di acquistare 75 acri di terreno per poter indagare meglio. Un giorno, sul sentiero, Henry decise di posizionare due blocchi di cemento. Erano perfettamente livellati e due persone che ci salivano sopra si sarebbero trovate alla stessa altezza. Eppure, provando a scambiarsi di posto, ci sarebbe stata una differenza di altezza di 12 cm circa. Continuando a provare con la livella, si era certi però che i due blocchi continuassero a rimanere alla solita altezza, perfettamente livellati. Allora, com'era possibile? Henry decise quindi assieme alla moglie di aprire il Mystery Spot al pubblico, facendo pagare 35 centesimi a persona nel 1967. Portavano i turisti ad esplorare la zona per 20-30 minuti, raccontando loro i misteri di quella zona. Si poteva vedere una palla rotolare in salita, così come l'acqua e molte altre cose bizzarre. Lo spot Secret Chalet è proprio a due passi dalla foto sferica di quell'utente. Sono quindi praticamente sicuro che abbia a che fare con questa storia. Attualmente non ho trovato altre informazioni su questo punto particolare. Probabilmente Billy Le Robot voleva attirare l'attenzione in questa zona. Chissà, forse vale la pena indagare più a fondo, ovviamente non per la figura nera. Ringrazio Samuele che mi ha segnalato le coordinate. Ci vediamo al prossimo video.